Un saluto cari amici Extreme Hardware, quest'oggi torniamo a parlare di router e lo facciamo analizzando il Synology RT2006AC, un prodotto appunto commercializzato da Synology, azienda leader nel settore dei NAS, che da qualche anno a questa parte ha iniziato la produzione e anche la commercializzazione appunto di router ed altre periferiche connesse al mondo della rete. Parliamo di un router Wi-Fi 5, da come lo stesso nome lascia intendere, dotato di tecnologia MU-MIMO. Abbiamo un processore dual core operante alla frequenza di 1.7 GHz accompagnato da 512 MB di RAM, e quello che è l'aspetto più interessante di questo prodotto che costa circa 200-210 euro, acquistabile ovviamente online, è la presenza dell'SRM, ovvero il Synology Router Manager, che è il sistema operativo che muove questo prodotto, che è praticamente identico quasi nella totalità al sistema operativo che troviamo all'interno dei NAS di Synology. Sistema operativo che noi abbiamo sempre lodato dall'alba dei tempi, perché è dotato di un sacco di funzionalità e soprattutto anche da una community che c'è dietro molto attiva. Andiamo a vedere quelle che sono un attimo le caratteristiche tecniche, estetiche di questo prodotto, quindi le porte presenti sul retro, cosa abbiamo sul davanti e quant'altro. Poi torniamo qui per parlare appunto di queste caratteristiche e del sistema operativo. La parte superiore del prodotto è caratterizzata da delle grandi prese d'aria che favoriscono il corretto raffreddamento della componentistica hardware. Nella parte centrale troviamo il logo Synology e sotto di esso i LED di notifica e di status di attività del prodotto. Sulla parte frontale del prodotto trova posto, oltre al nome del prodotto, anche un lettore di schede SD. Sulla parte sinistra trova posto una porta USB 3.0 e il relativo tasto Eject per estrarre in maniera sicura eventuali hard disk esterni collegati alla porta. A destra invece trovano posto due pulsanti, il pulsante Wi-Fi e il pulsante VPS. Sul retro abbiamo tutto il resto delle connessioni. Partendo da sinistra abbiamo il tasto di accensione, il plug per l'alimentazione, un tasto reset, una porta USB 2.0, l'ingresso WAN e quattro porte LAN RJ45, di cui una trasformabile in WAN. Ovviamente il prodotto è dotato di quattro antenne in plastica dalla forma spigolosa. La parte inferiore è praticamente un'unica griglia gigante, anche questa per favorire il raffreddamento della componentistica. Sulla parte centrale troviamo l'etichetta con alcune informazioni relative al prodotto e poi abbiamo due comodi fori per l'attacco a muro. Dunque abbiamo visto quelle che sono le caratteristiche estetiche e le porte che il sistema mette a nostra disposizione. Abbiamo appunto le quattro porte gigabit e una lettore di schede SD sul frontale e ben due porte USB, una USB 2.0 ed una USB 3.0. Queste sono caratteristiche fondamentali perché mischiate al Synology Router Manager, che è appunto il sistema operativo del prodotto, donano un pacchetto molto interessante all'utente. Perché? Perché grazie a questo sistema operativo e al lettore di schede che abbiamo sulla parte frontale oppure alle porte USB, abbiamo la possibilità di trasformare il nostro Synology in un vero e proprio NAS. Infatti basterà inserire una scheda SD nella porta frontale oppure un hard disk esterno per poter utilizzare il prodotto sulla rete come praticamente strumento di storage di rete. E grazie al Quick Connect ID, che troviamo presenti anche sui NAS di Synology, abbiamo la possibilità di accedere al nostro disco collegato al router e quindi al nostro NAS Synology direttamente dallo smartphone oppure da un qualsiasi computer connesso su internet in qualsiasi parte del mondo. Questo è sicuramente l'aspetto più interessante di questo prodotto ed è anche l'aspetto che probabilmente giustifica anche i 210 euro, che per un router comunque non sono una spesa proprio super contenuta. Se
facciamo l'accesso al Synology Router Manager, abbiamo l'interfaccia grafica user friendly che è la stessa che troviamo appunto sui NAS. Tra le impostazioni più interessanti, abilitabili dal pannello di controllo dell'SRM, c'è sicuramente quella della doppia WAN. In che cosa consiste questa funzione? Sostanzialmente, se voi avete in casa o più probabilmente in ufficio due linee, quindi due abbonamenti internet differenti, potete utilizzare entrambi gli abbonamenti con questo router, collegando nella porta WAN blu e nella prima porta LAN, che si trasforma in una porta WAN all'occorrenza appunto. Potete inserire le due linee, i due abbonamenti internet che avete e utilizzarli contemporaneamente, raddoppiando la banda oppure utilizzando una come backup nel caso l'altra venisse a mancare. Questa è sicuramente un'opzione molto utile per coloro che non possono assolutamente rimanere disconnessi dalla rete per neanche un istante. Tramite l'SRM abbiamo anche la possibilità di installare alcune delle applicazioni che troviamo sui NAS di Synology, come per esempio il Download Station o quelle applicazioni che ci permettono di trasformare, quindi la funzione DLNA, di trasformare il nostro router in un sistema di storage multimediale. Abbiamo ovviamente il file manager, quindi possiamo andare a navigare all'interno di tutti quelli che sono i dati che andiamo ad inserire all'interno del nostro NAS, quello che diventa a tutti gli effetti il nostro NAS, e tra le varie funzioni interessanti che troviamo all'interno del pannello di controllo di questo prodotto c'è sicuramente il Traffic Manager, quindi il Quality of Service, che ci permette di analizzare quelle che sono le applicazioni dei nostri apparecchi, quindi il telefonino, il computer e quant'altro, che utilizzano la banda, e decidere se dare la priorità a un'applicazione piuttosto che all'altra. Cosa utile in fase di gaming, quindi abilitando il Quality of Service dovremmo avere un miglioramento per quanto riguarda le latenze e la qualità della navigazione con i giochi o comunque con le applicazioni che decidete voi. Sempre tramite il pannello di controllo abbiamo tutti i filtri che sono gestibili per quanto riguarda ogni singolo apparecchio collegato alla rete, che sia in Wi-Fi, quindi Wi-Fi 2.4 GHz o 5 GHz, oppure tramite cavo di rete. Infatti, selezionando il dispositivo collegato alla rete che volete voi, potete andare a limitarne le funzionalità web, quindi impostare dei filtri. Magari avete un figlio o un bambino piccolo e volete evitare che navighi in una certa fascia oraria, potete andare a selezionare quello che magari è il suo smartphone piuttosto che il tablet o il portatile o quant'altro, e andare a limitarne appunto la navigazione in alcune fasce orarie, oppure potete togliere determinati servizi a questi apparecchi, quindi andare a filtrare determinati siti internet piuttosto che togliere completamente il servizio web a appunto un telefono piuttosto che ad un computer. Queste sono sicuramente chicche interessanti ed utili proprio per le famiglie, per coloro che hanno dei figli piccoli e che magari hanno paura che possano andare ed incappare in siti poco gradevoli. Andiamo un attimo a parlare di quelle che sono le performance di questo prodotto Wi-Fi 5 per l'appunto, 2.4 5 GHz, abbiamo 4 porte gigabit LAN, abbiamo testato le gigabit con un NAS collegato in cascata proprio su questo router. Abbiamo cappato la banda a disposizione, quindi tutto il gigabit, quindi sotto questo punto di vista siamo a posto. E per quanto riguarda invece la navigazione internet, io non ho purtroppo fibra o linee molto veloci, ho Eolo da 30 mega e ovviamente è stato cappato completamente, e questo era abbastanza scontato. Dunque, 210 euro per questo router. Stiamo parlando di un router che, ripeto, non è un Wi-Fi 6,
Quindi, per quanto riguarda la possibilità di collegare moltissimi dispositivi, forse al giorno d'oggi non è quanto di meglio si possa trovare sul mercato, nonostante abbia comunque supporti la funzione MU-MIMO. Però stiamo parlando di un prodotto che a 210 euro ci dà la possibilità di godere di tutti quelli che sono le funzioni di un NAS, e quindi la possibilità di avere proprio un backup, lo storage e quant'altro in rete in casa. Quindi se è per un utilizzo appunto domestico e non avete un miliardo di persone che si collegano alla linea tutti contemporaneamente, secondo me può essere assolutamente un prodotto valido. Detto questo, per quanto riguarda questa video recensione è tutto. Qua nel link in descrizione troverete la recensione completa di questo prodotto con fotografie, test e quant'altro. Seguiteci su Instagram e qui sul canale di YouTube, lasciate commenti e quant'altro. Da Angelo e da redazione è tutto, un saluto, a presto, ciao ciao.